Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi reaction ai due trailer shadow droppati di Pokémon Diamante Lucente Perla Splendente e Pokémon Leggende Arceus. Qualcuno mi ha detto che ci sono delle differenze tra i trailer giapponesi e i trailer nostrani, anche se in Italia non è uscito nessun trailer, mi pare di vedere. Quindi direi di schiacciare play e di vedere cosa si nasconde all'interno di questo nuovo trailer. Mi hanno anche detto però che di Diamante e Perla non cambia nulla, non c'è nulla di nuovo. Tranne visivamente, a livello visivo. Ok, graficamente è sempre quello. Esplora la regione di Hisui a cavallo dei Pokémon. Ehi, carinissimo quello come usciva. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Farò un'analisi in tempo reale. Allora, questo Pokémon qui, Drifloon ovviamente, questo Pokémon. Drifloon che scompare. Tacchede. Fortissimo, è un fantasma in effetti. Oddio. Basculin. Oh mio, oddio ragazzi, spero sia solo per il trailer, quindi che sia una beta. I contorni dei personaggi hanno quel livello bianco intorno, quel margine bianco. Basculin, vabbè, che flutto, ma ci sta. Il suono di Arceus, questo. Per chiamare Weirdir, vabbè, ci sta. Ah, che bellino. Sniperato! Sì, c'è lo sniping! Bello! Incontra i guardiani che proteggono i Pokémon speciali. Che proteggono i Pokémon speciali? Mai! Questa è Risetta! Giusto, è Risetta questa, vero? Ok, mi hanno detto che c'era qualche bella chicca. Iskan. Mai. Non lo ricollego a nessuno, sinceramente. Lian. Ho letto un testo interessante, ma volevo un attimino pensare a lui. Mi sembra Rafan, sapete? Allora, però. Cleavor, una persona? Nuovo personaggio? Ma anche come guardiano leale non sono riuscito ad avvicinarmi a lui abbastanza. Non riesco ad avvicinarmi abbastanza per fargli delle offerte. Non nel modo in cui Cleavor si sta incazzando in questo momento. Ma è un Pokémon? Il Galaxy Team Hairdresser è davvero figo? Martes! Ah! Damn, boy! Damn, boy! Kamado. Tanjiro? No, ragazzi, blocco spesso il video ma perché voglio proprio studiarlo nel momento. Se ci sono delle belle reference, voglio vederle proprio. A primo impatto. Craft, Oranberry e Medicinal Lick. Ah, quindi fai una pozione. Pozione, hai fatto una pozione. Oh, bello anche il mugshot dei Pokémon. Sembra una cosa già vista, ma è carinissimo così. Davvero bello. Ah, ma dai, ma. Ma quanti stili? Quanti ce ne sono? Che figata! Ah, che botta lì! Lopanni! Lopanni, ragazzi, sarà un'aggiunta del mio team di Diamante, questo ve lo spoilero, questo Pokémon. Io ho già un team bene in mente. Lopanni c'è perché quel preciso personaggio ha Lopanni nel team. Non vi dico chi, se sapete, sapete. Ma voglio mettere Lopanni in squadra su Diamante perché c'era quel personaggio. Poi vi dirò i motivi dietro le mie scelte, eh. Però a tempo debito. Lopanni ve lo spoilerò. Incontra e calma i Pokémon imbizzarriti. Nobili, Pokémon imbizzarriti nobili. Nobili però è scritto piccolo. Ok. Aspetta, ma. È Scyther? Cioè, sembra Scyther, però quelle sono. È un'ascia? I Pokémon armati abbiamo, finalmente. Boia. È Scyther.
no, aspetta. Ma che roba è? Pokémon Asha Clevor. Ma che roba? Allora, analizziamo un attimo la faccenda. A parte che sembra un Scyther antico, secondo me Roccia Coleottero è un'evoluzione alternativa o regionale in questo caso di Scyther. Sembra che lui abbia messo però... Dal design qui che si vede ora, sembra un Pokémon che ha infilato le sue zampe in delle asce vere. Proprio tipo, sapete dove c'è il... dove ha messo il manico, c'è il buco, no? Da parte a parte, metti il manico e poi lo blocchi. Sembra che lui ci abbia messo la zampa dentro. Fighissimo. Questo secondo me è un'evoluzione regionale di Scyther, non può essere altrimenti, ragazzi. È uguale. Ma sicuramente saranno poche cose, tipo qualche... Ecco, qualche screen diverso, infatti. Ehi, aspetta. Ecco, ah, ok. Che cavolo è quello? Quello è l'Arceus Phone, che roba è? Cioè, che cos'è? È tecnologia avanzata per l'epoca nella quale siamo. Vabbè, continuo a vedere qualcosina, poi vediamo se cambia qualcosa. Niente, uguale all'altro trailer, uguale. Vabbè, vedo direttamente quello giapponese a sto punto, che tanto sono uguali, ho visto gli altri due. Novità! Voglio vedere ora queste novità, cosa hanno aggiunto. Dai. Il Pokécron. Ok, perfetto. Vabbè, il personaggio era quello che te lo dava. Ok, HUD particolare lì. Ah, ma ce l'hai! Ah, puoi attivarlo e... Aspetta, sta cosa è fuori di testa. Allora, puoi attivarlo e disattivarlo a comando, ok? Per cercare strumenti, ma un attimo! Ah, ma quelle sono le MN! Sì, sono le MN quelle! Aspetta! Ah, shortcut, quindi! Non sono tipo un Pokepassaggio, sono shortcut. Ah, ok. Ok, allora le MN tornano, allora. Peccato, è uno spreco di posto in squadra. Vabbè, che bisogna fare? I Puffin, bello, mi piace i Puffin che tornino. È un po' che mi mancava farli. Glielo tiri addosso come una pietra? Se non la prende al volo è morto, poverino. Ah, tutti! È certo! È giusto. Ah, puoi fare i Puffin anche qui! I rivali. Marisio e Demetra sono loro. Eccola! Come si chiama lei in giapponese? Momi! Che nome è Momi? Mami. Ora, ragazzi, allora, la grafica è... Vabbè, io la grafica non la guardo per niente, però... Gen, lui si chiama Gen. La grafica mi interessa poco, ma è davvero carina. Tranne i cibi, il gioco è bello, eh. È colorato. Avete visto il cappello di Marisio? Anche il vestito, guarda che texture, eh? Carina. Gardenia, Jim Rida. Bella la palestra. Ragazzi, è bello. Il posto è bellissimo. Texture ok. Non spinte al massimo, ovviamente. Però se proprio non reggete il personaggino stretto, stremenzito, neanche a me piace molto. Però me lo faccio andare bene. Non è un problema per me sopportarlo. È bellissimo il posto, dai. Certo, la parete... Oddio, la parete è un po' morta, però ok. Lei ha il testo gigante. Natane. A parte che Gardenia, tra i pochi personaggi che si vedono
Addome scoperto è l'unica che ha dei bei fianchi. Le altre, o le nuotatrici non si vedono bene. Game Freak! I personaggi a modino ce li mette, eh? Hai capito? Vabbè, se poi andiamo a vedere Kensuke Mori come disegnava alcuni personaggi. Ehi! No, non hentai, ma molto fanservice. Ecchi. Erano piuttosto ecchi. Uomo di cultura, Sugimori! Ah, poi, vabbè, lasciamo perdere, sennò cado in discorsi che non dovrebbero essere fatti. BDSP. Ma ragazzi, ma le macchine nascoste tornano a romperci le palle. Le palle proprio. Le palle. Niente, che bisogna fare? Ce le teniamo. La cosa più bella è stata l'Arceus Phone per chiamare Arceus e dirgli: guarda, te lo sei perso, non ti arrabbiare, te lo riporto. Niente, pochissime informazioni nuove su Diamante Lucente Perla Splendente, nulle, mentre Legend Arceus Clavor, nuovo Pokémon così buttato dentro. Quel gioco contenuto ce n'è e sarà, secondo me, un nuovo filone narrativo, l'ho già detto, deve assolutamente essere un filone narrativo a parte. Lasciate i remake ad altre case, tipo Monolith, proprio per far contenti alcuni che rompono le palle. Col Monolith, almeno se lo fa Monolith, non parlano più per qualche mese. Se fanno il prossimo remake Monolith, che sono bravi, sì, sono bravi, però la gente proprio ti sfracassa le palle. Con Monolith vogliamo Monolith, va bene. Game Freak appaltati a Monolith e tu pensi a fare leggende. Posso suggerire il prossimo leggende su Bianco e Nero? Il drago originale come era composto in realtà all'inizio? Quello sarebbe bello. Reshiram e Zekrom che si fondono per fare il drago originale. Madonna, che figata sarebbe! Che figata! Tipo Drago Drago. Drago Drago è il tipo. Bellissimo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione link per Instagram e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!